Ci troviamo nell'antica città di Aurelia, la città che fu fondata nel 540 a.C. da un gruppo di profughi che proveniva dalle coste dell'attuale Turchia. Questi profughi, a seguito di un'invasione da parte del popolo persiano, si mosse attraverso l'intero Mediterraneo e attraverso un lungo e pericolosissimo viaggio su qui, dove ci troviamo adesso, sulle coste dell'attuale Cilento. Fondarono poi una città che ebbe una lunghissima vita ed ebbe una fama straordinaria. Basti pensare a Parmenide, a Zenone, suo discepolo, ma anche a straordinarie architetture quale Porta Rosa, l'Acropoli e la parte di città che oggi visiteremo. Si tratta della parte bassa della città di Aurelia, quella che fronteggiava immediatamente la costa. Oggi dista qualche centinaio di metri dal punto dove ci troviamo, ma al momento della fondazione da parte dei focei superstiti della guerra persiana, la costa doveva stare a qualche decina di metri di distanza dal punto che è adesso solcato dai nostri piedi. Quindi visiteremo il quartiere tra i più antichi della città, che possiamo anche definire fin da adesso quale è il quartiere portuale, cioè il quartiere che stava immediatamente a ridosso della linea di costa antica. E sarà un viaggio che ci porterà attraverso non solo il quartiere portuale abitato poi per secoli e secoli dalla gente indaffarata alle attività marinare e non solo, ma anche un quartiere dove poi, come vedremo, si situano alcuni tra gli edifici più enigmatici ma anche più significativi e interessanti della città, che sono edifici dall'architettura molto complessa, ma soprattutto dal significato straordinario, perché essi stessi raccontano una parte importante della vita della città. Muoviamoci dunque lungo il margine esterno della città di Velia, quello che dava immediatamente sul mare, e poi ci dirigeremo pian piano attraverso le porte antiche all'interno della città. Svolgeremo il nostro viaggio nell'antica Velia alla luce di questa lanterna, come di solito facciamo quando organizziamo in tempi ordinari, fuori dall'emergenza, le visite notturne per i fruitori di questo straordinario sito. Lo facciamo non solo perché far accostare le persone alle bellezze, al significato, alla conoscenza della città, ma lo facciamo soprattutto perché vogliamo far vivere quello che ordinariamente non si vive. Di solito, quando si visita un museo, un parco archeologico, lo si fa alla luce del sole, in pieno giorno, con tutto illuminato. In effetti, la realtà di questi ruderi sono testimonianze di città vive che vivevano tanto di giorno quanto di sera. Magari visitarle in un periodo quando il sole è tramontato, quando la notte incombe, ci fa capire ancora di più il senso delle costruzioni, il senso che le città ebbero nei secoli e secoli addietro. Ci troviamo nella parte che in periodo romano, nella fase romana di Velia, doveva essere destinata alle necropoli. E quando il mare da questo punto si era già ritirato verso occidente, lasciando appunto lo spazio libero per poter impiantare le tombe. In una città antica le tombe non stanno mai all'interno del perimetro urbano, si situano sempre leggermente all'esterno. E così, per
possiamo ammirare, oltre che questi mausolei, queste tombe molto ricche, monumentali, alle sue spalle la linea della fortificazione antica che separa la parte dei vivi e la parte dei quartieri vissuti fin dall'epoca della fondazione fino agli ultimi secoli di vita di Velia, da quella destinata ai morti. E che cosa si deve notare? Si deve notare che l'eccellenza, l'eccezionalità di questi monumenti funebri, permettevano a chi entrava da questa parte verso la città antica di avere un'immagine di una città opulenta, ricca, potente, i cui abitanti avevano non solo la disponibilità di poter attrezzare i loro sepolcri in questa maniera così eccezionale, ma anche di poter leggere le storie di coloro che erano sepolti e delle loro famiglie. Non di rado, infatti, accanto alle necropoli, accanto alle singole tombe, erano disposte delle sorte di lapidi, delle epigrafi che descrivevano in maniera sintetica, alle volte anche molto poetica e anche drammatica, la storia non solo del sepolto, ma anche della sua famiglia, della sua genia, dicendo la nascita, l'appartenenza, ma anche in alcuni casi, come il caso di Velia, il perché della morte del defunto. Questa è una particolarità che accomuna Velia a diverse altre città. Ciò che differenzia la nostra città è proprio questa particolarità estrema di voler rappresentare chi un tempo aveva dato lustro, aveva dato potere, aveva dato ricchezza, aveva dato maggiore nobiltà alla città antica. Da qui è possibile, questo è un luogo che amo particolarmente di Velia, da qui è possibile, se giriamo lo sguardo verso la mia destra, riuscire a vedere anche la porzione più elevata della città, la cosiddetta Acropoli, quella che avrà la vita più lunga nei secoli, perché è stata abitata l'Acropoli di Velia fino a pochi decenni fa, con varia sorte, con varia modalità. E lì su si situa la zona più antica di Velia, il luogo dove per primi i focei, fondatori della città di Elea, costruirono l'abitato per se stessi e per le proprie famiglie. E nel corso del tempo poi questo abitato, che è realizzato sull'Acropoli di Velia, venne abbandonato e la città, quella città diciamo la più operosa, la più popolosa, si trasferì qui dove stiamo noi, proprio perché in questa parte dell'area c'è una maggiore disponibilità di terra, ma soprattutto c'è un immediato rapporto con il mare, ed il mare per Velia è vita. Dal mare vennero i primi suoi abitatori, con il mare Velia convisse sempre, attrezzò una straordinaria flotta, traeva sostentamento, guadagno, ricchezza, stabiliva i rapporti con le altre città, non solo della Campania antica, ma dell'intero Mediterraneo. Ricordiamo a tal proposito che coloro che fondarono Velia, dalle fonti più antiche della storia letteraria del Mediterraneo, della Grecia, sono detti coloro che sono maestri di navigazione e per primi riuscirono a solcare le rotte più distanti, come per esempio la rotta che li portò ai limiti del Mediterraneo, cioè nel mondo di Tartesso, vale a dire l'attuale Spagna. Questo rapporto con il mare che noi stiamo tentando di ripercorrere attraverso la linea dell'antica costa di Elea sarà un rapporto sempre straordinario che manterrà fino a poco tempo fa. In qualche modo questo senso di appartenenza al mare, questo senso di collegamento stretto non solo c'è nelle strutture abitative
nelle strutture architettoniche, nella forma della città di Velia, ma in qualche modo si è trasferito anche al territorio. Non esiste, diciamo, idea di Cilento, che è il luogo attuale dove si trova Velia, se non legato indissolubilmente al mare, al suo utilizzo nel bene e nel male. Abbiamo raggiunto uno dei luoghi più significativi della città antica e del suo quartiere meridionale. Ci troviamo all'interno o sul margine di una delle strutture più difficili da interpretare, ma anche più complesse. Si tratta di un edificio costruito su un principio di simmetria, costruito in parte in un ambito sotterraneo e in parte sopraterra. È un luogo che è caratterizzato da diversi elementi architettonici disposti simmetricamente rispetto ad un centro che è rappresentato dalla vasca che vedete alle mie spalle. E intorno a questa vasca si dispongono nicchie, canali. Le nicchie dovevano un tempo essere abbellite da statue, erme, altri ornamenti, e di fronte a questo spazio architettonico doveva situarsi una grande aula in parte coperta. Che cosa si svolgeva in questo edificio e soprattutto a che cosa poteva corrispondere questo edificio? È un edificio innanzitutto che è tagliato all'interno dello spazio urbano, all'interno di uno dei quartieri, degli isolati che dividevano geometricamente questa parte della città. In secondo luogo, essendo così rifinito dal punto di vista architettonico ed avendo questo sviluppo a terrazze, ci immaginiamo che qui si dovessero svolgere dei riti. Che tipo di riti? Riti innanzitutto legati all'uso dell'acqua, e in secondo luogo magari dovevano essere riti nascosti, riti che non ammettevano, diciamo, l'ingresso di chiunque, riti per iniziati, riti per addetti, che in parte avevano a che fare con l'acqua, e l'acqua è sempre elemento di purificazione, e in parte con il passaggio dalle tenebre alla luce, dall'oscurità all'illuminazione. Ecco, anche per questo questo edificio è realizzato per diversi livelli, in parte sotto il suolo, in parte sopra il suolo. Ma c'è un altro aspetto caratteristico di questo edificio, e che in qualche modo ci illumina su ciò che doveva essere e ciò che è stata l'esperienza velina. Abbiamo già parlato del mare. Il mare, questa grandissima riserva d'acqua estremamente naturale, estremamente difficile da utilizzare e da dominare. C'è un'altra acqua, l'acqua che viene dall'interno delle montagne, dal sottosuolo, e l'acqua che scorre all'interno dei grandi bacini rocciosi, questi in particolar modo del Cilento, e che sgorga dal sottosuolo. È un'acqua che è possibile bere, è possibile addomesticare, è possibile utilizzare anche per scopi religiosi. Magari questi riti a cui facevo riferimento e che qui si svolgevano davano questo senso all'acqua, questo potere, un potere purificatorio, sanatorio, un potere straordinario. I velini in qualche modo, fin dalla fondazione e poi quando costruirono molti secoli dopo questo edificio, sapevano dare un fondamentale valore all'acqua, ne riconoscevano l'importanza e l'uso, ne riconoscevano i limiti, la potenza, la forza, sia che si trattasse di acqua salata, quella del mare che sbatteva contro le coste anche infuriando ogni stagione, sia quella che invece viene fuori dal sottosuolo e si rende disponibile per diversi usi, in particolare quelli che vivificano la comunità umana.
ecco il centro della grande vasca, in parte pavimentata, in parte no, che si situa di fronte a questo ambiente ipogeo. Qui doveva arrivare l'acqua, l'acqua dalle spalle dell'edificio, e quest'acqua che arriva in maniera selvatica e viene in qualche modo introdotta all'interno di questa architettura. Il senso è passare dal mondo selvaggio al mondo, quello là, umano, antropizzato. L'acqua viene addomesticata, viene quasi allevata, viene quasi coccolata e poi dà luogo ad un suo percorso e viene utilizzato dal resto della comunità. Alle spalle, ai lati di questo edificio voltato, che doveva chiudere l'ingresso del canale, l'ingresso del percorso dell'acqua, due scale. Una la vediamo qui, che dovevano portare poi al terrazzo superiore di questo edificio. Quindi come ce lo dobbiamo figurare nella realtà questo edificio? Un edificio terrazzato con questa grossa, questa grande e teatrale fronte che dava la vista, gli occhi al mare, e dava la vista e gli occhi a chi penetrava all'interno dell'edificio, e l'acqua alla base, l'acqua che era utilizzata da tutti coloro che erano ammessi a questo edificio. Questo luogo suggestivo che doveva emergere anche nei tempi antichi, magari tra la monotonia delle case delle singole famiglie. Noi di solito Parco di Velia lo utilizziamo anche come scenario per dei piccoli ma assolutamente suggestivi momenti di intrattenimento, e questo caratterizzava fino a poco tempo fa le serate che noi aprivamo al pubblico sotto la guida di esperti, e appunto con l'arricchimento di momenti musicali e poetici. Ci sta questo da dover dire. Quello che oggi vediamo è che magari ha la forma di rovine, di non edifici finiti, di ambienti abbozzati e magari in parte restaurati o coperti da moderne architetture. In effetti capirne il senso è difficile. Una via per poterne capire il senso è non solo affrontarli anche in momenti che non sono ordinari, quali appunto la sera, tardi o se non la notte, ma anche se sono raccontati attraverso la musica, le parole. E noi, quando abbiamo organizzato queste serate, lo abbiamo fatto prendendo spunto dai poeti e dai letterati antichi, cioè dai testimoni diretti che poi trasformavano a loro modo ciò che vedevano, ciò che sentivano, ciò che vivevano. Questo non per arricchire, non per fare scenografia, ma per trasmettere il senso. Alle volte il senso delle cose o è immediato, percepito direttamente rispetto alla materia, oppure deve essere trasferito nei versi di quei periodi l'ha vissuto. E magari qualcosa si capisce, qualcosa si percepisce, semplicemente si esce da qui un po' più ricchi, un po' più conoscitori di quello che fu il mondo tanti secoli fa. Continuiamo il nostro giro e adesso entriamo nelle case antiche. Stiamo camminando all'interno della città antica di Velia, nel quartiere meridionale, tra le case di diverse età. Come in ogni città, le strutture parlano di rifacimenti, di strati,
di tempi differenti, proprio come quando ciascuno di noi è abituato a passare per il corso principale la sera della propria città e alzando lo sguardo vede un balcone di un'età, un pilastro di un'altra età, oppure anche un muro con più rifacimenti. La stessa cosa qui possiamo ammirare a Velia. Alla destra quindi case che sono state fatte, rifatte, abitate e riabitate da diverse generazioni di persone. Alla mia sinistra invece ci sta il grande complesso termale, le terme pubbliche di età romana anch'esse, e qui i velini di quel periodo prendevano il bagno, si sanificavano. Ecco un altro utilizzo dell'acqua che emerge nel nostro giro attraverso la città bassa. Questa volta è l'acqua pubblica per lavarsi, pulirsi. Ma le terme non sono solo questo, sono anche un luogo di incontro, sono anche il luogo dove le persone stabiliscono rapporti, sia quelli personali, privati, ma perché no, forse soprattutto quelli pubblici, dove si stabiliscono gli affari, non solo quelli economici, ma anche quelli politici. Ora stiamo camminando in un viale che separa due edifici isolati differenti. Sono edifici di case, dentro ci abitavano le persone. Ma perché è particolare questo viale? Perché la strada che conduce al mare, perché la strada che conduce alle porte che poi sfoceranno nel porto di Velia. È quasi il viale del porto questo. Ed è bellissimo anche dal punto di vista tecnico, archeologico. Questa è una delle caratteristiche murature di Velia. Si chiama opera scacchiera ed è formata da questi grandi blocchi che sono disposti a secco l'uno sull'altra e lasciano vuoti delle aree dove sono collocati dei blocchetti più piccoli. E oltre ad avere un'eleganza straordinaria e faccio riferimento alla grande attività costruttiva dei velini fin dagli inizi, e dove l'eleganza si mescola anche, diciamo, alla funzionalità. E la particolarità di questo tipo di tecnica costruttiva è che riesce a scaricare con un impiego di materia relativamente limitata le forze statiche dell'edificio, in modo tale da poter elevare edifici molto in alto senza comprometterne la staticità. Questo muro è caratteristico quindi di Velia, della sua tecnica edilizia, delle sue maestranze che lo sanno costruire, ma è anche proprio caratteristico di questa via, perché questo muro costeggia per un centinaio di metri o poco meno a destra e a sinistra il viale del porto. Siamo ancora tra le strade del quartiere portuale della città di Velia e qui vale la pena osservare un'altra cosa importantissima, e fu importante tanto i secoli in cui Velia visse quanto oggi. Come possiamo osservare, dove io tengo i piedi sono su una strada antica, di fronte a me invece il livello di calpestio è notevolmente più elevato, almeno un paio di metri. Da dove sono io a quel livello di calpestio ci passano 5 secoli. Perché ci passano 5 secoli? Perché questo punto qua fu, nei tempi antichi, a partire grossomodo dai tempi dell'eruzione del Vesuvio che seppellì Pompei, fu coperta da diverse alluvioni, le alluvioni che provenivano dalle colline alle spalle di Velia. I velini aumentarono e dovettero aumentare il livello di calpestio proprio in questo punto, costruendo nuovi piani, nuovi edifici su nuovi livelli di terra che man mano si aggiungevano
provenienti da queste alluvioni. È uno dei motivi per cui il mare, la costa, si è allontanata e anche di molto dal punto iniziale fino all'attuale zona. Che cosa ci mostra? Ci mostra due cose questo aspetto. Uno, che i velini non passarono diversi secoli a combattere con queste calamità naturali. Due, che è un fenomeno estremamente recente ed attuale, la sanità e anche la sopravvivenza di una città come quella della sua comunità che l'abita, ecco, dipende non tanto dalla grandezza e dalla magnificenza dell'opera architettonica in sé, ma dipende dalla manutenzione dell'intero arco territoriale in cui essa è situata. E questa è una delle grandi testimonianze, dei grandi insegnamenti che Velia, tra gli altri, vuole dare all'intero territorio, non solo occidentano, ma addirittura quello italiano, che è funestato, lo sappiamo, ai noi, da continui movimenti di terra e da continui elementi alluvionali che seppelliscono le cose e gli uomini. Siamo usciti dalla città di Velia, o perlomeno dalla sua parte bassa. Siamo immediatamente all'esterno delle mura di cinta. I temi che abbiamo affrontato, che abbiamo attraversato, sono numerosissimi. Il mare, l'acqua, le mura, le necropoli, la vita quotidiana, le terme, le case, o anche temi più difficili, sensibili, quale la sanità, la sopravvivenza, le alluvioni, gli smottamenti, l'allungamento della costa. Sono tutti temi che stanno all'interno della città di Velia e sono tutti temi che io invito tutti quanti a prenderne visione in maniera diretta, a venire al Parco di Velia quando sarà finalmente un'altra volta possibile, sperando che questi temi possano consentire non solo di passare un po' di tempo in maniera bella, in maniera gioiosa, ma anche di portarsi dietro, una volta che si è usciti, dei pensieri, delle consapevolezze, che Velia sta qui a raccontarle, a trattenerle e le vuole trasmettere. Quindi venite a Velia.